Dietro.
dopo qualche gara con qualche problema ritorniamo di nuovo nel posto, nel gradino più alto di una gara, primo assoluto allo slalom di San Paterno. Allora, raccontaci questa gara. Niente, è stata una bella gara, sono in ricognizione al primo manche che mi sono trovato un po' male con la strada, perché non avevo fiducia nemmeno della macchina. Poi la seconda manche ho iniziato a fare qualcosa alla macchina, mi sono trovato bene, ho preso fiducia, ed è uscito anche un bel tempo. Bene, hai avuto un degno rivale che è Carmelo Scaramozzino. Bene, grazie Gaetano. Siamo al gruppo E2SC classe 1000, secondo classificato il numero 4 Gaetano Piria. Vince la classe 1000 del gruppo E2 Sport Car il numero 3 Gaetano Rechichi. Il patrimonialistico da Gaetano a Gaetano, e vince anche il gruppo E2 Sport Car il nostro Gaetano Rechichi, quindi doppia coppa per lui. Tutto è cominciato sulla Ermolli di Gaetano Piria e poi lui ha saputo sviluppare il suo percorso agonistico alla grande. Andiamo alla classifica più succosa, più importante, più prestigiosa, quella che va a sancire la top 10 di giornata, la classifica assoluta, decimo finale, il numero 21 Giovanni Priolo. Nono classificato, il numero 11 Eugenio Catizzone. Ottava piazza assoluta per la numero 31 Angelica Giamboi. Posto 7 assoluto per il numero 29 Alfredo Giamboi. Sesta piazza assoluta per il numero 6 il numero 37 Agostino Fallara. Quinto agli scacchi, numero 6 Infortuna Francesco. È a casa. Quarto assoluto, il numero 1 Giuseppe Bellini. Andiamo al podio assoluto, podio basso di giornata per il numero 4 Gaetano Piria. Podio di mezzo, quindi seconda posizione assoluta di gara per il numero 7 Carmelo Scaramozzino. E una lotta davvero senza quartiere, devo dire, prima di consegnare la coppa del vincitore, che Gaetano Piria ha dato fondo davvero al suo reportero velocistico, si è complimentato con Carmelo e con Gaetano. Gaetano e Carmelo, che sono stati divisi da pochi decimi, hanno veramente infiammato questa 12ª edizione dello slalom fra Gallica e San Padello. È difficile individuare meriti maggiori o inferiori quando il distacco è così ridotto. C'è sempre un vincitore, un secondo e un terzo, ma devo dire che il podio assoluto di questo slalom di San Patello è rappresentato da due generazioni di grandi piloti locali, Gaetano Piria, Carmelo Scaramozzino, e oggi vincitore di giornata del 12esimo trofeo di San Patello, valido per la Coppa Italia di zona e per il Challenge Calabria, il numero 3 Gaetano Rechichi. Più anni di gare Carmelo e Gaetano di quanti anni di vita ne abbia Gaetano, ma è Rechichi, ma è bello vedere che ci sia una continuità agonistica a così alta quota. Un applauso a tutti voi.
Grazie, grazie davvero ai nostri 10, ha consegnato Don Rocco Morabito, straordinario, offerto dagli amici il premio che Rocco Morabito, Tanino Paladino, Mimmo Giustra, Lillo Perrone, chi altro c'è? Bruno Aloi e Piero Cosoleto, quindi una speciale platea, sei grandi personaggi del motorsport che offrono la coppa del vincitore assoluto di giornata.